Ciao Mirko, Lino Manganiello di Radio.Nuovo, benvenuto in Irpinia. E anche a te è giusto fare la domanda di rito, visto che è la prima volta che sei qui, che ci presentiamo. Come ti trovi nel corso di questo ritiro? Siamo arrivati all'undicesimo giorno. Un parere sui compagni di squadra, sull'ambiente e anche sulla scelta di indossare questa maglia che, a prescindere dalle ultime tribolazioni, è una maglia importante, c'è una tifoseria importante, che ambisce a traguardi importanti. È un peso, una responsabilità, è uno stimolo? Innanzitutto buongiorno, grazie per il benvenuto. Niente, il primo impatto è stato abbastanza positivo, ho conosciuto i compagni, devo dire che si sono messi subito a disposizione, io mi sono messo subito a disposizione loro, ho trovato un ambiente sereno, un ambiente abbastanza carico. Sono i primi giorni, le prime fatiche, però la prima impressione è stata, diciamo, ottima. Per quanto riguarda la maglia, la piazza, la sappiamo tutti, la conosciamo tutti, non c'è bisogno che sia io qua a dire o a dire delle cose. È una piazza bellissima e non ho esitato un attimo quando, diciamo, il direttore di somma mi ha chiamato per venire qui. Ciao Mirko, Michelangelo Fredda, Prima TV Telenostra. Volevo chiederti, dato la tua carriera, ho visto che hai giocato più o meno in tutti e tre i gironi del campionato di Serie C, volevo sapere che differenze ritrovi tra il girone A, il girone B e il girone C, soprattutto poi con la difesa a 4, in un'eventuale difesa a 4, come ti potresti trovare? Guarda, io è la prima volta che faccio questo girone, io ho fatto sempre il girone A e il girone B. Quindi per me è un girone nuovo e non ti nascondo che avevo voglia di sputarlo e di farlo perché non l'avevo mai fatto, anche perché mi hanno detto tutti che il girone C è abbastanza complicato. Quindi per quanto riguarda questo credo che ci siano delle piazze bellissime, credo che sia una B, quindi non vedo l'ora di potermi confrontare con questo girone. Per quanto riguarda la difesa 4 l'ho fatta l'anno scorso a San Benedetto. L'ho fatta in passato anche quando giocavo all'Olbia con Mignani. Mi trovo abbastanza bene. Diciamo che sono più avvantaggiato in una difesa 3, sono sincero, però mi trovo bene anche in una difesa 4. Mirko, abbiamo seguito gli allenamenti, siamo qui del resto da 11 giorni e abbiamo notato che mister Braglia ti sprona spesso e soprattutto ti ha dato sostanzialmente le chiavi della difesa che adesso stiamo provando a 3, poi vedremo man mano cosa succede, anche perché dal mercato ci arrivano notizie che arriveranno ancora eventualmente almeno un altro difensore e questo potrebbe cambiare un po' lo scacchiere. Ecco, sarai il leader di questa difesa, di una squadra che affronterà squadre importanti e che ha costruito il mercato cominciando proprio dalla difesa. Ecco, torno sulla questione della responsabilità, del peso, ti senti pronto a guidare un reparto delicatissimo come quello difensivo? Beh, credo che sono arrivato in un momento dove le responsabilità sono d'obbligo perché sono alla soglia dei 30 anni e quindi credo che assumersi le proprie responsabilità oppure caricarsi, diciamo, il peso del leader, come hai detto tu, è un compito che mi piace e che mi stimola, perché bisogna stare sempre sul pezzo e bisogna sempre dare il massimo e dimostrare giorno per giorno essere esempio per i più giovani. Però, ripeto, non è detto che uno abbia il posto guadagnato, quindi bisogna sudarselo ogni giorno sul campo e in ogni allenamento. Che caratteristiche hai e soprattutto durante la tua carriera a quale giocatore ti sei ispirato per la tua posizione? Boh, caratteristiche, diciamo che sono difensore abbastanza fisico, mi reputo un buon giocatore a livello tecnico, però non sta a me poi, diciamo, dire le mie caratteristiche, sarà il campo a parlarne e a far vedere, diciamo, quello di cui sono capace. Quando riguarda un difensore a cui mi ispiro, forse magari tutti vanno sui personaggi famosi oppure su giocatori, diciamo, di altri livelli. Io ho avuto il piacere e la fortuna di giocare con un giocatore che ha giocato qua ad Avellino che si chiama Angelo Rea e ci ho giocato insieme a Varese con Pesoli. Sono due difensori dalla quale ho imparato tanto, dalla quale
ho trovato un po' di ispirazione nel corso della mia carriera, quindi sono stati da esempio, mi hanno fatto crescere quando ero più giovane e mi fa piacere ricordarli. Amico, adesso il tuo parere sul tecnico, sulla società, sull'ambiente in particolare che hai trovato qui, le prime impressioni, hai detto che sei un giocatore esperto, quindi ne hai visti tanti di ambienti, di allenatori, se ci puoi fare un confronto, una tua impressione su questi aspetti qui. Ma credo che ogni ambiente, ogni squadra, ogni società sia diversa da una dall'altra, quindi non mi va di fare paragoni con ambienti che passati. Però ti ripeto, ho avuto un buon impatto, c'è voglia di fare bene, c'è voglia di fare calcio, si sente la fame di calcio qui, l'importante in questa categoria è la fame, l'umiltà e la voglia di migliorarsi sempre. Il mister non sto io qua a presentarlo, il direttore di somma anche. E ho trovato una proprietà ambiziosa e quindi ci sono tutte le basi per poter fare bene e io sono a completa disposizione. Va bene? Parlavi del girone che sarà bello affrontare per la prima volta per te, questo girone C. Io ci aggiungerei che ci sono squadre di assoluto valore, con un blasone importante. L'Avellino ha ancora un cantiere in costruzione, sta venendo su comunque una squadra di livello, aspettando ulteriori colpi di mercato, soprattutto in mediana e lì davanti. Ecco, che ruolo pensi possa recitare l'Avellino in mezzo a nomi come Bari, Palermo, Foggia, Catania, insomma, inutile elencarli tutti che ce ne sono davvero tanti. Ma il ruolo dell'Avellino non può essere di certo un ruolo non da protagonista, però bisogna vedere quello che sarà nei prossimi giorni e piano piano, ripeto, bisogna lavorare in allenamento, costruire un gran gruppo che secondo me è alla base di ogni squadra per poter fare bene in questo girone che è un girone di ferro. Quindi non so dove potremmo arrivare, ma ce la metteremo tutta per poter arrivare, diciamo, il più in alto possibile.